Ciao a tutti e benvenuti in un mio nuovo video. In questo video voglio fare il bilancio delle letture che ho fatto fino adesso. Sarebbe il bilancio di metà anno, oggi è il 9 di luglio, quindi in realtà la metà dell'anno è già passata, però mi piaceva l'idea di fare un po' il punto della situazione a metà anno. Allora, parto con le domande. La prima domanda è quanti libri hai letto per ora e quanti pensi che riuscirai a leggerne quest'anno? Allora, per il momento, quindi appunto il 9 di luglio, ne ho letti 42. Mi sono data come obiettivo 50-60 libri da leggere nell'anno, credo che riuscirò a portare a termine tutte le letture. Se non dovessi riuscirci, non me ne frega niente, perché il fatto di mettere un numero di libri da leggere è solo una cosa che mi aiuta, mi sprona a leggere di più, ma non mi importa, nel senso, se un anno io leggo 5 libri mi va benissimo lo stesso, non è una gara, ma è solo un modo per stare un po' in competizione con me stessa. Seconda domanda: quanti libri hai abbandonato? Nessuno. È molto difficile che io abbandoni dei libri. Penso nella mia vita di averne abbandonati 3, quindi è veramente difficile che io li abbandoni. Devono proprio essere dei libri che, non, che mi portano al blocco del lettore per abbandonarli. Poi, altra domanda: miglior libro del 2023? Allora, io dovete sapere che io ho un po' di problemi con gli assolutismi, quindi dire il miglior libro, il miglior autore e scegliere appunto una cosa, il miglior di qualcosa, mi torna sempre molto difficile, non so mai scegliere. È anche uno dei motivi per i quali io non partecipo quasi mai a quelle cose che ci sono su Instagram da condividere nelle storie con i 5 profili preferiti che segui. Io in genere non partecipo perché vado nel pallone, comunque ne ho scelti più di uno. Devo dire però che comunque finora ho fatto delle ottime letture in generale, quindi mi ritengo molto molto fortunata e contenta. Allora, il primo libro, vado in ordine sparso, però il primo libro che ho segnato è Luminescent di Amanda Fall. Ve ne ho parlato nell'ultimo wrap-up che ho girato, vi lascio il link tra le schede. È un distopico, romance distopico, che mi è piaciuto molto. La scrittura di Amanda a me piace sempre molto. È una scrittrice bravissima nel creare i mondi. Sono sempre molto affascinanti, le descrizioni sono bellissime, mai noiose, mai prolisse, e questo è un punto a favore dei suoi libri. Comunque vi lascio al video precedente per saperne un po' di più. Altro libro preferito fino adesso è Cuore di Ferro, Body Cuore di Ferro di Azzurra Pasquali. Di questo vi posso far vedere la copertina, ma non ve ne posso ancora parlare perché non è ancora uscito. Io l'ho letto in anteprima, grazie all'autrice, e anche qua è un distopico. A me è piaciuto molto. L'umanità è obbligata a stare all'interno del body, che è questa struttura gigantesca robotica a forma di corpo umano, perché all'esterno le persone non sopravvivono. Ovviamente c'è un regime di dittatura all'interno di questo body e poi ne parleremo più avanti perché ho paura di dire troppo, però è un libro che mi è piaciuto tantissimo, il primo di una trilogia. Altro libro che mi è piaciuto molto è un autoconclusivo ed è Cronache delle Terre Mutate, anche qua un distopico. Mi sono resa conto che sono praticamente quasi tutti distopici. Un libro molto bello. Un bel mattoncino che però si legge velocissimamente perché è molto molto scorrevole. Mi è piaciuta la storia, mi sono piaciuti i personaggi. È un distopico con degli elementi cyberpunk. Mi è piaciuto tanto, mi sono piaciuti i personaggi, i dialoghi, le descrizioni degli ambienti. La storia regge, è costruita bene e assolutamente ve lo consiglio. Ovviamente di tutti i libri di cui vi parlo adesso vi lascio giù nell'info box il link per
che vi rimanda Amazon, in questo modo vi potete leggere trame, prezzi, avere tutte le informazioni che volete. Ultimo libro di questa domanda che voglio consigliare è Licantropi di Steffi Fontaine. Questo qua è un libro, il primo di una serie. In realtà ogni libro è autoconclusivo e ogni libro ha dei personaggi diversi, quindi può essere considerato tranquillamente un autoconclusivo. Mi è piaciuto molto. Qua abbiamo vampiri e licantropi, ma la storia, i personaggi sono un po' diversi dal solito, quindi ha degli elementi molto originali. Mi è piaciuta la scrittura, che è molto scorrevole, una storia molto veloce da leggere che intrattiene bene, e questo secondo me è il libro migliore che ho letto, dell'autrice. Mi è piaciuto tantissimo. È già uscito il seguito che ho già letto, anche quello mi è piaciuto, ma Licantropi mi è piaciuto di più. Altra domanda: miglior sequel che hai letto finora? Allora, il secondo libro di Titanomachia, che mi è piaciuto moltissimo, di Samuel Beconcini. Qua abbiamo una rivisitazione, un fantasy mitologico, dove abbiamo appunto lo scontro tra dei dell'Olimpo e titani. Mi è piaciuto tantissimo sia il primo che il secondo libro, perché appunto è una dilogia. Il secondo libro però mi è piaciuto di più, perché è molto più, non lo so, l'ho trovato più dinamico, l'ho trovato divertente anche grazie a alcuni personaggi. Mi è piaciuto moltissimo il senso di famiglia che si crea tra gli dèi, è veramente molto bello. Mi sono piaciuti i caratteri degli dèi, che sono molto diversi dagli dèi che conosciamo, perché appunto qua si parla di giovani dèi. Quindi avevano un carattere diverso. Mi è piaciuto il ruolo delle donne in questa dilogia, perché sono donne forti, sono donne che hanno un ruolo importante nella storia, non sono lasciate ai margini, come di solito succede con la mitologia greca, ma con la mitologia in generale. Quindi mi è piaciuto moltissimo. Altro libro che mi è piaciuto moltissimo come sequel è Il seme del male di Margaret Renata Pampuri. Qui si sta parlando invece di un thriller. Una serie, adesso sto leggendo il quarto e ultimo libro di questa serie thriller di quest'autrice. Mi sono piaciuti tutti, ora del quarto ancora non mi pronuncio perché lo sto leggendo, però sono dei thriller molto veloci da leggere, molto semplici nella scrittura, ma allo stesso tempo catturano il lettore, trasmettono quell'ansia, quella suspense che ci deve essere in un thriller. Ci sono degli ottimi colpi di scena. Il primo libro si apre con una serie di omicidi che avvengono in una cittadina dove le vittime si ritrovano incise una frase sul petto, e il serial killer inizia a giocare con Kylie, che è una ragazza che è appunto che abita in questa cittadina, che deve scoprire chi è il killer e perché ha contattato proprio lei. Mi è piaciuto moltissimo questa serie, appunto Il seme del male per adesso è quello che mi è piaciuto di più. Ultimo miglior sequel che ho letto è Dipe, di Tea Usai. Questo qua è una serie paranormal romance. Il primo libro era Secrets. Mi è piaciuta molto questa serie, sto aspettando il prossimo libro che deve ancora uscire, però mi sono piaciuti tutti i libri di questa serie, ma questo qua è quello che mi è piaciuto di più, perché la storia aveva più colpi di scena, mi ha preso di più. Quindi tra quelli che ho letto della serie, forse Dipper è quello appunto che mi è piaciuto di più. Nuova uscita che non hai letto ma che vuoi leggere. Ne ho segnate due: Hotel Magnifique, che è un'uscita recente della Oscar Wilde, e l'ultimo libro uscito di Alexander Ackerman, ma che tanto leggerò, che è La fame della terra, mi sembra. Io di questo libro ho letto i primi capitoli, sono arrivata, mi sembra, al 25% del libro e mi stava piacendo moltissimo. A me la scrittura di quest'autore, lo sapete se mi seguite da tempo, piace tantissimo, e quindi non vedo l'ora di leggerlo in cartaceo, perché per adesso ne ho sentito parlare molto bene. Poi, nuova uscita che attendi con intrepidazione per la seconda metà dell'anno. La nuova uscita che attendo sono I due draghi delle cronache lunari, che le attendo in realtà da anni. A regola quest'anno dovrebbero uscire, e quindi spero che succeda questa cosa e vorrei acquistarli.
Peggior libro letto finora ce n'è stato uno solo in realtà che non mi è piaciuto ed è Oggetti Smarriti, una graphic novel che anche di questo ve ne ho parlato nell'ultimo wrap up, mi è piaciuto per niente. Una storia molto sbrigativa che è insipida e veramente non ho trovato nessun punto a favore di questa graphic novel. Miglior sorpresa. Allora, come miglior sorpresa ho scritto Quella casa in fondo alla pianura. È un romanzo storico che mi è piaciuto tantissimo, ce l'ho, dovrei avercelo qua accanto a me, è come al solito incelofanato, però per farvi capire le dimensioni, ecco, del libro, questo è il libro, a me è piaciuto moltissimo, scritto da Davide Bernardin. Qua, questo libro è ispirato, a una storia vera, è un libro che mi è piaciuto moltissimo, la storia di questa famiglia, di Neri mi è piaciuta molto, mi ha coinvolta, mi ha emozionato. Veramente un libro molto bello, nonostante la mole delle pagine si legge velocemente perché la scrittura dell'autore è veramente molto molto scorrevole. Veramente, se vi piacciono questo genere di libri storici, comunque dove si parla di storie vere, assolutamente ve lo consiglio. A me i libri storici non piacciono. Dipende in quale tipo di storia sono ambientati, in quale punto della storia sono ambientati. Se si parla di Seconda Guerra Mondiale, Prima Guerra Mondiale, schiavismo, periodo storico mi piace leggere libri storici, altrimenti no. E questo a me piace moltissimo. Qua siamo nella Louisiana nel 1906, dove abbiamo il protagonista che appunto è uno schiavo, ma non sa che lo schiavismo è stato abolito. Lo scoprirà e succederà poi una serie di cose. Comunque, un libro molto molto bello. Nuovo autore preferito, nuovo per te, o che hai appena o che ha appena debuttato. Allora, io ho scritto Tania Cordone con la sua trilogia Dragon's Legacy, che mi è piaciuta moltissimo, una trilogia fantasy scorrevolissima. Io non pensavo che mi sarebbe piaciuta così tanto, invece mi è piaciuta molto. Accattivante la storia, mi sono piaciuti i personaggi. L'ultimo libro si prende il tempo necessario per descrivere la super guerra che si aspetta dal primo libro, che è una cosa per niente scontata, ma che io ho apprezzato molto. Quindi vi consiglio assolutamente questa trilogia e questa autrice, appunto, mi è piaciuta proprio per il suo modo di scrivere, che mi ha appunto intrattenuto e divertito molto. Altro autore, scoperto all'inizio di quest'anno, che mi è piaciuto molto, è A.S. Belmont con la sua saga di Emily Bishop. Io ho letto i primi tre libri, mi manca l'ultimo che deve uscire. Una saga bellissima per quanto mi riguarda, dove appunto siamo all'interno di una scuola di magia, quindi ha un po' tinte alla Harry Potter, anche se con Harry Potter non c'entra niente. È una saga originale, con tanti elementi veramente belli, originali, accattivanti, interessanti, tanti oggetti, tanti personaggi. È proprio bello scoprire questo mondo e leggerlo. Mi è piaciuto moltissimo leggere i primi tre libri. Spero di leggere presto il seguito. Dovrebbe uscire quest'estate, quindi tipo agosto, luglio, non mi ricordo. Comunque, assolutamente consigliato l'autore e ovviamente la saga. Altra autrice scoperta che vi consiglio è Anna di Cintra, con il libro che non ve ne ho ancora parlato perché l'ho finito tipo 2 giorni fa. Il suo libro è La Valle degli Specchi. Si tratta di un dark fantasy, il primo di una trilogia. Mi è piaciuto tantissimo. Anche questo è diventato uno dei miei preferiti. La scrittura di quest'autrice mi è piaciuta tantissimo. Per molte cose mi ha ricordato la scrittura di Alexander Ackerman, che io adoro, per alcuni elementi, ecco. Mi sono piaciuti tantissimo i personaggi della storia, soprattutto Isaac, che è il vampiro, che ha reso il libro molto ironico e mi ha fatto morire dalle risate. Mi è piaciuto veramente tutto di questo libro. Non ho trovato un difetto, nonostante sia il libro di esordio dell'autrice. La storia
storia si parla di questa regina che non può avere dei figli, Sondra, e fa un patto con il dio della notte per appunto avere un figlio. Ovviamente rimane incinta di due gemelli, ma da qua succederanno molte cose. Mi è piaciuto tantissimo, ripeto, ne parleremo meglio nel wrap up di luglio, però per adesso consigliato e è consigliata questa autrice. Prossima domanda, nuovo personaggio preferito. Il mio nuovo personaggio preferito è tratto da La distribuzione delle aquile di Alexander Ackerman. Questa serie è una delle mie preferite in assoluto, lo sapete, e in questo libro la mia personaggia preferita è Calis, che è la comandante della terza regione infernale. Questo perché, allora, in realtà io in questo libro, in questa serie di libri, diciamo che tutti i personaggi più o meno sono i miei preferiti, perché per un modo o per un altro mi sono affezionata a tutti quanti. Però dovete sapere, non so se lo posso dire, spero di sì, però non credo sia una cosa da tenere segreta, che l'autore per Calis appunto ha preso spunto da me. Quindi ci sono particolarmente affezionata per questo, mi è piaciuto vedere e scoprire com'è che in un certo modo l'autore mi immagina, tra virgolette, perché poi ovviamente stiamo parlando dell'appunto di una guerriera di una legione infernale, quindi, però appunto questo è il mio personaggio preferito per questo motivo. Poi, un libro che ti ha fatto piangere? Nessuno, però La Valle degli Specchi, di cui abbiamo parlato prima, devo dire che una mezza lacrimuccia me l'ha fatta scappare sul finale, anche se non mi ha fatto proprio piangere. È molto difficile che riesca a piangere per un libro, per un film tantissimo, per un libro molto molto difficile. Poi, un libro che ti ha reso felice? Questa domanda va un po' a interpretazione. Ho scritto Country Zombie Apocalypse. Ogni volta ho dei dubbi sulla pronuncia delle cose, cioè io se non ho delle parole semplici tipo Mario Rossi, il mio cervello si spenge. Comunque è un racconto, un romanzo breve che mi ha reso felice perché è stato divertentissimo. Si parla di zombie, un libro ambientato in Italia, e nonostante sia abbastanza splatter, insomma ci siano delle scene un po' pesanti perché insomma si sta parlando di un apocalisse zombie, però mi sono divertita a leggerlo tantissimo, ho riso, è stato veramente divertente e questo divertimento è stato anche inaspettato, quindi ve lo consiglio se come me amate follemente gli zombie e se cercate qualcosa di divertente per farvi passare bene qualche ora, adattissimo per l'estate perché si legge velocemente senza impegno, però appunto intrattiene bene. Altra domanda, il libro più bello esteticamente è Storia della cacciatrice. Il secondo volume della dilogia, comunque anche il primo bellissimo, è stato pubblicato dalla casa editrice Kiridia, che sforna solo libri meravigliosi, esteticamente meravigliosi, ma anche di contenuto, perché io ho letto tutti i libri che ha pubblicato la casa editrice e li ho acquistati tutti. Storie della cacciatrice, il secondo, mi è stato in realtà omaggiato. Dorian Gray non l'ho acquistato io, ma l'ha acquistato mia sorella, e gli altri appunto li ho tutti acquistati io. Adesso ne uscirà un altro che acquisterò appena appunto ci sarà in cartaceo. Comunque sono dei libri esteticamente bellissimi, tra l'altro mi sono anche piaciute le storie al loro interno di tutti i libri, quindi ve li consiglio non solo per l'estetica ma anche per i contenuti. Questo libro è anche qua un dark fantasy con elementi della mitologia norrena, abbiamo anche qua dei licantropi, una storia molto originale, bella, scritta bene, coinvolgente e appunto esteticamente bella da sfogliare, ecco. Ultima domanda, quale libro hai bisogno di leggere entro la fine dell'anno? Questo libro è venuto fuori varie volte, ma io veramente ho dovuto dare precedenza alle collaborazioni e purtroppo questo libro è sempre passato un po' in secondo piano, ma io ho voglia di leggerlo da quando ce l'ho, ed è L'Eneide di Didone. Io sono assolutamente certa di leggerlo prima della fine dell'estate, assolutamente voglio leggerlo, mi ispira tantissimo, me l'ha regalato una mia amica Giulia del canale YouTube Kina Yoshimoto, e niente, voglio leggerlo e
mi sono data questa scadenza, ecco, entro la fine dell'estate questo libro deve essere letto, anche perché poi ne ho un altro, sempre scritto da Marilou Oliva, sempre regalato dalla stessa persona che voglio leggere, quindi prima leggo lui e poi leggo l'altro. Vado in ordine di come me li ha regalati, ecco. Ok, quindi questo è stato il mio bilancio di metà anno. Fatemi sapere un po' anche voi com'è andato la vostra metà dell'anno. Giù nell'info box, oltre ai link dei vari libri, vi lascio anche le domande. Se avete voglia di rispondere nei commenti oppure su Instagram, in qualsiasi social, magari volete anche taggarmi, a me farà solo piacere. Se il video vi è piaciuto, lasciate un like, un commento ed iscrivetevi al mio canale perché in questo modo mi aiutate a crescere. Io vi saluto e ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!